ragazzi, sono Stereo Giada e ripeto sul mio canale, ora mettete la forma del casino. Terzo pronostico dei quarti di finale mondiali, Svezia-Inghilterra. Vabbè. Insomma ragazzi, questa è la terza volta che la Svezia entra in un pronostico, la prima con la Germania. Abbiamo usato la Germania contro la Svezia, abbiamo vinto 3-1. La seconda volta noi, la Svizzera contro la Svezia, abbiamo vinto 3-2, questa è la terza volta. Terza volta ragazzi che la Svezia, nei nostri pronostici, terza volta che la siamo contro. L'Inghilterra guaglia Brasile, quarta volta anche per lei. Prima volta abbiamo vinto 4-2 con la Tunisia, seconda volta contro. Abbiamo vinto 1-0 col Belgio, avevamo l'Inghilterra contro. Abbiamo azzeccato il pronostico dell'ultima partita della fase a gironi. E poi abbiamo vinto 2-1 con la Colombia nel pronostico di ottavi di finale. Poi sapete com'è andata, i rigori hanno vinto gli inglesi. E poi oggi è la quarta volta. Sondaggio era pienamente vinto in Inghilterra, schiacciante. E andava a farci la formazione. Non hanno ancora messo gli upgrade e i downgrade, li hanno messi però alla Svezia, quindi ragazzi sarà un po' un problema. Mettiamo Butler in porta perché Pickford 80, Rose invece di Young, Stones invece di Jones invece di Maguire, Cahill invece di Stones, Walker. Rimane dov'è? Trippier. Rimane dov'è? Lingard pure, Henderson anche, Ali pure, Kane e Sterling 83. Siamo leggermente più forti noi con l'Inghilterra. Però ragazzi, mai dire mai, perché purtroppo si sa che i pronostici sono fatti per essere smentiti, ragazzi. E quindi mi dice pardo. Quindi c'è da fare molta attenzione. Comunque, Samara Arena domani alle ore 16:17, ore laggiù. Con questa panettina, ragazzi, sempre per 16 ore. La storia del calcio in questo tipo di sfide. C'è un'adrenalina e una motivazione speciale. Io e Stefano Nava siamo pronti a raccontarle. Un saluto a tutti. Molto emozionante essere qui oggi. Okay. Per questa sfida. Ragazzi, volevo dire che dopo oggi ci saranno ancora 5 partite. 5 partite da fare. Penso ad esempio all'Egitto, alla cui ultima partecipazione. Insomma, questa è la 15, e 18, 23. Questa ragazzi è la 26esima partita del mondiale che faccio. Che ha fatto letteralmente impazzire di gioia un intero paese. Impossibile. E insomma, tanto vuol dire che ci tengo molto, ragazzi. Come vi dico sempre in ogni video, se non mi piacesse farlo, sarei primo a non farlo. Però ragazzi, vedo che prima mi piace farlo e che ci sono dei risultati. E quindi ragazzi, mi butto tutto me stesso in questo hobby. Kane, Butland, poi riesco a riconoscere poco veramente gli altri. Kane fatto benissimo, tra l'altro. Questo ok, questo è Sterling, va bene. La sfida di oggi ci porta sulle tribune. Andiamo a vedere le formazioni, tanto mi piace la stretta di mano ovviamente, in tutte le partite. In vista della rassegna iridata. Con numero 7 Lingard. Architettonico perfetto per assistere rilassati a una partita di calcio. Visibilità. So che non ho messo gli 11 della di Colombia Inghilterra a partire da portiere, che questa volta ho buttato me stesso su Butland. Ho confidato in lui. Vabbè ragazzi, la Svezia si schiera con Olsen, ormai hanno la stessa formazione anche loro. Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson, Klaasson, Larsson, Ekdal, Cagliari, Forsberg, Berget, Vonen, Gretti, Chiesa, Tenin, Durmaz, Svensson, Jansson, Olsson e Johnson in panchina. Ecco i nostri, Butland. Difesa a 5, sempre, non cambia mai, Trippier, Walker, Cahill, Jones e Rose, Lingard, Henderson, Dele Alli, di origine africane, Sterling Kane, Vardy, Rashford, Dyer, Young, Stones, Maguire e Pickford in panchina. Comincia questo terzo quarto di finale. Lingard da fuori, è stato trattenuto, quindi ha parato piuttosto comodamente Olsen. E c'è la rimessa. Ecco Danny Rose. Alli calcia al destro! Che colpo da biliardo di Dele Alli! Un
undicesimo, Inghilterra avanti. Che colpo da biliardo, ragazzi! Non mi aspettavo questa palla andasse in porta. Dribbling destro fulminante, ragazzi, basso, preciso. Niente da fare per Olsen. Appena entrato in area, destro fulmino nell'angolino di Dele Alli. Ragazzi, ha fatto più gol di Ronaldo nei nostri pronostici, devo dire. Alli. Che abbraccia Lingard. Undicesimo, Dele Alli. Si passa avanti, adesso si va in difensiva. Se ne ad Augustinsson sul fondo, Toivonen, la palla resta lì, infiltrante, è finita Berg. Ho sbagliato tasto, ho fatto il filtrante per spazzare invece del cerchio del quadrato. Prova ad aprire verso il compagno. Toivonen in sinistro, Butland, bravissimo. Si riparte da Lingard. Si gioca, c'è il vantaggio per gli inglesi. Lingard, non... c'è il vantaggio, Kane, profonda dove c'è Alli. La posizione è impossibile. Olsen, piuttosto semplice questa parata. Ora Trippier. Kane non va. Posizione del sinistro, destro di Forsberg. Palla larga. C'è il giallo per Larsson per il fallo che ci ha fatto prima. In cui poi è andata la palla profonda per Kane e non si è combinato niente. Butland al rinvio portiere del... non mi ricordo quale squadra. Punta l'area. C'è questo fallo di Dele, no, di Lingard. Ci sarà giallo per il centrocampista del Manchester United. E ci sarà anche una bella punizione piuttosto interessante per l'Inghilterra, che però sembra essere soffrato Gustinson. Un po' impossibile calciare da lì, lo fa. Ma credo che forse neanche Ronaldo avrebbe potuto fare gol di lì. Che se qualcuno c'è riuscito sicuramente. Qua c'è il cotovere per Sterling. È troppo vicino. No, non ce l'ha fatta a passarla a Rose. Non ci credo. Chi era quello là giù? Riparte il contropiede della Svezia. Bravo con questo intervento. Come un gol. Alli. Bravo, è intercettata la palla di Toivonen. Allora riparte Sterling. Lancia Kane. Harry Kane. L'uragano Olsen non trattiene e finisce il primo tempo. Abbiamo messo l'antica del contropiede. Ha funzionato però, ragazzi. È dura, ragazzi. Ti riporta 4-2 per noi. Neanche tanti, pensavo molti di più. E per adesso leviamo Lingard per rischiare di rimanere in 10 ora. Non è come rimanere in 10 la partita scorsa e abbiamo rischiato pure lì, quindi facciamo entrare Dyer, che comunque, ragazzi, non è il primo arrivato, ecco. Cioè l'ultimo arrivato. Minuti, comincia la ripresa. Ci sono metri qui per gli inglesi. Punta la porta. Rose liberissimo di crossardo e c'è Harry Kane, la palla rimane lì. Harry Kane, l'uragano, 2-0 al 51esimo. No, neanche Harry Kane. Non Harry Kane. Perché è un numero 8. Mi sembra Henderson. O Harry Kane. Non lo so. Mi sembra 9-8. No, Harry Kane. Chiedo scusa. Harry Kane mille volte. Young non lo metto. Non lo metto. Sinistra dopo. Palla palesemente sotto le gambe di Olsen. Esulta il capitano dell'Inghilterra. Kane score a goal. Come diceva il bambino in Colombia e Inghilterra. Undicesimo, 51esimo, a 40 minuti di distanza l'uno dall'altro. Si va verso la vittoria per adesso. C'è spazio per andare. C'è Ekdal solissimo. Sinistro gol, destro gol. Kick off Leach, secondo kick off Leach, ragazzi. Ora io non me la prendo perché comunque non è una partita. Cioè, adesso sicuramente ci metterà in difficoltà la Svezia, dobbiamo fare molta attenzione. Ragazzi, vi ricordo che la seconda partita scrittata col kick-off glitch, che prendono palla, battono e fanno subito gol. È successo anche in Belgio il gol del 4-2 o del 3-1, non mi ricordo benissimo. Quello del 4-2. Gol di De Bruyne. C'è la Svezia. Butland para. Adesso scegli bene a chi darla. Oh.
Colpo di testa, Butland. Ancora tra le sue braccia, non si esce di lì. Sulla passata è la persona giusta. Fermano la manovra avversaria. C'è un fallo per la Svezia? Per la Svezia? Ma travolto? Vabbè. Attenzione per la Svezia. Lunga, fuori, angolo. Ragazzi, adesso li vogliono far vincere, li vogliono far pareggiare. Passiamo prima dallo step precedente. Buono l'anticipo del difensore. Non mi puoi dire che fallo questo! Non mi puoi dire che fallo questo! Non mi puoi dire che fallo questo! Partite scriptate. Purtroppo anche Walker, perfetto, abbiamo anche salito i cambi. Palla lunga, la palla adesso ovviamente torna a loro perché siamo tutti dietro. Bravo Vardy! Hai... tu puoi fare quel che vuoi. Tipo sbagliare, Vardy. Eccolo lì, eccolo lì. Tanto tiri la para. La passi, la prende il difensore. Quindi ragazzi, cerchiamo di tenerci in attacco adesso. Con Svensson. No, Svensson. Era, non mi ricordo chi. Ultimo di recupero. Ecco, fate l'ultimo sforzo, quello di non prendere gol. Bravi, 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 bravi. Ultimo attacco della Svezia, la palla lunga, libera, bravo, bravo. Buttala via! Ed ecco l'arbitro che fischia la fine della gara. Ragazzi, partita. Risultato ammissibile pienamente. Ragazzi, è possibile che prendiamo continuamente gol col kick off pitch. Cioè, sono le cose che dopo un po' vengono a noi, stufano e non sono realistiche. Cioè, hai 90 minuti per fare gol, fai gol quando ribatti dal centrocampo senza far toccare palla all'avversario. Cioè, capisco tutto, ma c'è un limite a tutte le cose. Ok? Se andate a vedere il video, ora non voglio fare pubblicità. Quanti tiri porta 5-4 per noi, tiri 8-5 per loro, questo palo 56-44. Però voglio farvi notare, andate a vedere il video di ZW Jackson... FIFA 18 è stato un fallimento, un titolo è così. Io non voglio fare pubblicità occulta assolutamente, ragazzi, però vi voglio far capire perché FIFA 18 è un fallimento, perché non gli voglio rubare il video, anzi vi invito a vedere il suo video, dove dice che queste partite scriptate, il kick off glitch, i pochi soldi nella carriera, ed è così. Ora, non mi posso dire che comunque ho vinto, ho rischiato, ho fatto melina 40 minuti, ha funzionato, però non si può tutte le volte fare così. Quel gol di quel contropiede di Vardy, ragazzi, quel contropiede di Vardy, me ne avessero dati 20, non avrei segnato neanche uno a causa dello script. Cioè, pensate un po' dove vai, arriva. Lasciate like, iscrivetevi, ci si vede dopo, che arriverà un'altra partita, ovvero... arriva? Arriverà... Russia e Croazia. Giocheremo con la Croazia perché il sondaggio anche lì, ragazzi, l'ha vinto la Croazia, quindi... vi spoilerò qualcosa, cioè, da che scrivetevi, ci vediamo dopo. Ciao a tutti ragazzi, grazie della visione.